Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Connettere l'Ambiente. Oggi puntata speciale perché ci troviamo all'Istituto Comprensivo Da Vinci di Falchera, perché parleremo di musica e perché parleremo di ambiente. Con noi Gabriele Cervia, il direttore artistico del progetto Archeia, giusto? Tutto giusto, buongiorno a tutti, siamo qua, siamo pronti, ci stiamo preparando, stanno arrivando gli ultimi ragazzi delle classi e siamo pronti per iniziare questa attività. Cercheremo di giocare con i ragazzi per capire quali sono le connessioni tra acqua e musica e tra le righe parlare ovviamente di tutti i problemi che l'acqua porta al giorno d'oggi. Oggi sul palco appunto i musicisti di Archeia, ma che cos'è Archeia? Archeia è un collettivo artistico che è nato 5 anni fa a Torino e che si è trasformato successivamente in associazione culturale ed è un collettivo promosso, coordinato e sviluppato solo da giovani under 35. Quest'anno noi abbiamo messo in piedi questa stagione che si intitola Cruda Beltà, un ossimoro tra due parole per trattare il tema del cambiamento climatico sotto vari fronti in forma poetica narrativa. Quindi Gabriele, perché fare questo concerto in una scuola e perché proprio in questa scuola? Abbiamo deciso di iniziare a sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico proprio partendo dai ragazzi, cercando di entrare a casa loro, cioè la scuola, e cercando di partire da una scuola come questa, periferica, proprio per interagire con loro e portare da un punto di vista pratico il problema che noi cerchiamo di esprimere attraverso il linguaggio musicale. Ma qual è la differenza tra portare questo concerto in un teatro o appunto portarlo in una scuola come questa? Sicuramente è una dimensione completamente diversa quella della scuola, innanzitutto perché sappiamo che la nostra platea è una platea solo di bambini, di ragazzi, e quindi sappiamo di poter avere un'interazione diretta con loro. Il teatro spesso dà un muro, il cosiddetto quarto muro, che è quello del pubblico, quello di fronte al quale i musicisti e gli artisti in generale sono in difficoltà nell'interagire. Cerchiamo di abbattere, insomma, con questa esperienza di stamattina proprio questo quarto muro nell'ottica di una sensibilizzazione più vicina, più diretta sul tema. E questo che state per vedere, Aiga, è il secondo spettacolo della stagione, seguiranno La miniera e Il naufrago a marzo e a maggio. Marco, spiegaci un po', raccontaci un po' lo spettacolo. Archeia Orchestra, un'orchestra di giovani ragazzi molto promettenti e carichi di energie. Ci siamo uniti per questa produzione per parlare di ambiente, di acqua, di crisi idrica in una maniera poetica, musicale e artistica. Quindi abbiamo commissionato dei brani a dei giovani compositori, alcuni di questi brani li ho scritti anche io ho fatto una regia, ma si tratta più di un coordinamento perché è un lavoro che lascia ampissimo spazio alla parte musicale, quindi si suona tanto e ci sono dei testi che ho scritto anche io di stampo poetico che descrivono il percorso di un fiume, un rivo che nasce sopra Rosmol in fondo alla Valle di Susa, e ne abbiamo seguito il percorso raccontandolo al contrario, e quindi l'abbiamo seguito dalla fine del Po, tutto il percorso fino a Torino quando si incontra con la Dora, il percorso della Dora che sale in Val di Susa e poi quando diventa Dora di Bardonecchia e prosegue ancora oltre Bardonecchia fino a Rosmol, dove lì c'è la fonte, la nascita del fiume, anche se al contrario, immaginando che questo fosse il percorso di una goccia. Siamo con la dirigente scolastica Anna Maria Capra, che adesso ci racconta come e da dove è nata questa collaborazione con i ragazzi di Archeia. Siamo parte della rete cittadina La musica del corpo, della mente e del cuore, la formazione musicale Ensemble Futura, che fa da trade union con Giacomo Pomati, il direttore. Siamo nella rete e quindi il direttore
ci propone di partecipare a questo meraviglioso spettacolo. Noi subito l'abbiamo accolto con la sua orchestra e abbiamo coinvolto ragazzi non solo dell'indirizzo musicale, c'erano le due classi del musicale, ma altre due classi, e proprio i ragazzi non del musicale hanno detto che sono stati entusiasti. Ma il valore aggiunto, vorrei sottolineare che il valore aggiunto è dato dal fatto che la musica ha coniugato un discorso trasversale a tutte le discipline, in particolare la sostenibilità, l'ecologia, attraverso il linguaggio musicale la transizione ecologica. E questo ci dice che la musica è un linguaggio internazionale trasversale che ci permette davvero di affrontare ogni tematica e ha una ricaduta, la pratica dello strumento, la pratica della musica d'insieme ha una profonda ricaduta, come vediamo all'interno del nostro istituto, all'interno della didattica quotidiana, dello sviluppo dei processi di apprendimento relazionali e emotivi, cioè coinvolge, diciamo, i nostri studenti e i nostri docenti e tutti noi a 360 gradi. Bene, questa puntata di Connettere l'Ambiente finisce qui. Arrivederci alla prossima puntata.